primi due quarti abbiamo subito troppo in difesa, volevamo fare una difesa migliore, dovevamo assolutamente non fare strategia, di dover assolutamente tenere basso il punteggio, e quindi due quarti non siamo riusciti a farlo come volevamo. Poi alla fine abbiamo mischiato un po' le carte facendo un po' di zona, abbiamo tra virgolette riaperto la partita e ci abbiamo provato fino alla fine. Con questa zona e il pressing alto avete un attimo disorientato? Sì, no, noi il discorso del pressing è una cosa che facciamo abitualmente. La zona, onestamente, per così tanto tempo è la prima volta che la facciamo e l'avevamo preparata in questa situazione qua. Magari, ecco, forse c'è da parte mia personale un po' di rammarico, forse ce l'avamo provata un filo prima, questo forse sì, magari potevamo provarla a utilizzare un po' il primo quarto, perché onestamente ci ha dato un po' di energia, ci ha dato un po' di forza e questo. La vostra prima partita senza Rivers, questa, sì. Come vi siete riorganizzati? No, ci siamo riorganizzati parlandoci quanti, cercano di prendersi più iniziative in attacco ognuno, in effetti alla fine di tutto abbiamo fatto anche 70 punti, 72 punti, ma soprattutto avevamo deciso, cioè la nostra strategia era comunque di provare a tenere il punteggio basso, qualcosa che nel primo quarto onestamente con loro hanno tirato benissimo da 3 punti, hanno costruito ottimi tiri e noi su questa cosa qua abbiamo pagato, abbiamo mischiato un po' le carte, ribadisco. Forse c'era il manico di non averla fatta prima, di non averla provata prima. È anche vero che poi comunque, a onore del vero, poi Casale è stata bravissima nei momenti più importanti, ha messo 2 bombe che hanno chiuso la partita, al di là dell'ultima con un spigolo di tabella, stata abbastanza. Certo. Però non è stata la mia prima volta che ho beccato una bomba così. Di tabella dall'angolo non è facile. Però è già successo. Al di là di questo, però sono stati bravi. 2 volte, una volta con Fantoni e un'altra volta con Rossetti a fare un canestro quando noi allo scadere dei 24 secondi che sono abbastanza tagliagambe, nel senso che uno difende, corre, ruota, boom, bomba. Merito senza ombra di dubbio di Casale. Andate sul mercato? Assolutamente sì. Prevediamo che tra domani, al massimo dopodomani, di annunciare il giocatore. Posso chiederle se è un giocatore già visto in Italia? Sì, no, la nostra scelta era di andare su un giocatore sicuro, perché chiaramente già siamo una squadra abbastanza giovane, abbiamo la necessità di mettere dentro un giocatore esperto. Poi va bene una volta con un rookie, non è sempre detto, va sempre bene, ci è andata bene la prima volta con Rivers che era un rookie, adesso andiamo su uno già rodato. Sì, anche perché onestamente ci vuole.